La luna era alta nel cielo. Illuminava il sentiero creando bizzarre ombre dalle svariate forme. La notte era popolata da suoni che di giorno non si odono. Un fruscio si levò alle sue spalle, proveniva dall'alto, dalle intricate e impenetrabili fronde di un albero. Si sforzò di ignorarlo. Una civetta la minacciò a breve distanza, intimando la ritirata. Il cuore batteva, sembrava che a ogni pulsazione salisse un poco verso la gola, che sentiva stretta in una morsa soffocante. Stava sudando, un sudore che si raffreddava quasi immediatamente al contatto con l'aria fresca e umida della notte. La strada da prendere era a sinistra. Qui qualche ora prima aveva lasciato indietro qualcosa o qualcuno che l'aveva seguita quando si era allontanata dalla casa. Forse era ancora lì ad aspettarla col suo respiro rauco e affannoso. Forse quella donna dallo sguardo penetrante e assente allo stesso tempo, uno sguardo in grado di risucchiare l'anima a chiunque entrasse nel suo raggio di azione, era nascosta dietro qualche albero. Altri rumori, questa volta una sorta di lamento prolungato. Sembrava la lenta agonia di qualcuno in preda alla sofferenza. Poco più avanti, in mezzo al sentiero, un fagotto rannicchiato a sbarrarle la strada. «È la vecchia, sta male, ha bisogno di aiuto!» «La vecchia? Ma che ci fa la vecchia di notte in mezzo al sentiero? Ma di che vecchia stiamo parlando poi? Non c'è nessuna vecchia, è un animale, forse un cinghiale ferito. Torna indietro, Sara!» La paura stava crescendo. No, non era paura, era panico, terrore. Sentì le forze che la stavano abbandonando. Pelle di sudore le scendevano dalla fronte, lungo le guance. I passi lenti e costanti avanzavano, a dispetto del suo più intimo volere. Non sei tu a decidere. Tutto è già deciso, Sara. Non puoi evitarlo, puoi soltanto assecondare il fatto. Asseconda, Sara. Era a pochi passi da quel fagotto informe. Non sembrava un animale, ma certamente il lamento proveniva da lì. Si avvicinò. Non poté fare a meno di farlo e cercò di percepire ogni minimo movimento della cosa. Batté le mani per fare rumore, nessun movimento. Il lamento roco e soffocato riprendeva a tratti. La figura era ormai a una decina di passi. La flebile luce della torcia iniziò a disambiguare qualche lineamento. Sembrava una persona accovacciata. I raggi luminosi ne delineavano il contorno. Sara decise di indirizzare il fascio luminoso anche lateralmente per individuare possibili vie di fuga. Era una persona. Dalle dimensioni poteva essere un ragazzo. Era avvolto da una specie di coperta e continuava a emettere suoni soffocati. Sicuramente necessitava di aiuto, stava male, occorreva un dottore. Lasciò da parte paura e indugi e si accinse a chinarsi sul bisognoso quando, da destra, una mano la afferrò alla spalla e la tirò con violenza, costringendola a voltarsi. Parangelia, il parassita ti manovra nascosto nelle pieghe della mente.